Buonasera, buonasera a tutti e a tutte. Grazie per essere qui oggi. Riscopriamo un altro pezzo della nostra splendida città. Ringrazio, saluto tutte quante le autorità civili, militari e religiose presenti. Ringrazio Pierluigi Biondi, il nostro sindaco, che è qui e adesso gli cedo la parola per questo piccolo momento di inaugurazione di questa piazza. Grazie. Buonasera a tutti, mi unisco ai ringraziamenti e ai saluti delle autorità religiose, civili, militari. Se volete qualcuno si può anche avvicinare, in particolar modo il prefetto e sua eccellenza, così a rappresentare il potere civile e il potere spirituale. Innanzitutto io vorrei ringraziare gli operatori della piazza e i residenti di questa zona, perché hanno avuto pazienza di attendere che venissero completati i lavori di riqualificazione di uno spazio che è particolarmente caro agli aquilani e che è molto frequentato anche dai giovani durante la sera. Credo che però ne sia valsa la pena, esattamente come ne vale la pena di soffrire tanti disagi che stiamo vivendo, che ci stanno restituendo però una città decisamente più bella, in cui c'è anche il coraggio di cambiare delle cose, di immaginare nuove cose, di dare spazio alla creatività, Fausta, per lasciare traccia Fausta, di, si un chiama continuo divenire, di un continuo cambiamento, che dà anche la cifra di una città che è in grado di rigenerarsi, e attraverso la rigenerazione dei luoghi pubblici ha anche la capacità di rinnovare la sua comunità e di trovare costantemente le ragioni per apprezzare il luogo in cui alcuni come noi sono nati e vivono, ma anche per tanti che stanno scegliendo la nostra città per vivere, per studiare, per formarsi, per lavorare e trasferire magari anche le loro famiglie. Io credo che gli sforzi che stiamo facendo l'Aquila a distanza di 15 anni siano meritevoli dell'attenzione non tanto e non soltanto degli aquilani, ma quanto di tutta l'Italia, e gli esperimenti che stiamo facendo sono e vogliono rappresentare un modello a livello nazionale, che ci vedranno protagonisti nell'anno prossimo attraverso il giubileo e la citazione che il Santo Padre ha fatto della città dell'Aquila, e poi nel 2026 con la proclamazione avvenuta di capitale italiana della cultura. Questo non significa che tutti i problemi siano stati risolti, che tutte le difficoltà siano state superate, questo non significa che una città in cui non rimangono dei problemi, in cui ci sono tante persone che hanno bisogno, che hanno necessità, però sicuramente sta a indicare che la strada che abbiamo intrapreso probabilmente è quella giusta. Non vi rubo altro tempo, anche perché l'umidità rischia di compromettere la funzionalità dello strumento. Ringrazio anche Flavia che ha accettato, e sentirete le cose straordinarie che riesce a fare. E abbiamo scelto Flavia perché lei mette insieme uno strumento antico, antichissimo, con l'innovazione tecnologica. È un po' quello che l'Aquila sta provando a fare, a mettere insieme il bello delle cose che abbiamo ereditato con la capacità e la creatività dell'innovazione. E quindi grazie a tutti, e saluto anche il vicepresidente della giunta regionale, naturalmente fra le autorità, che invito ad avvicinarsi qua vicino a noi, e ripasso la parola al vice sindaco Anchorman, che si occupa della gestione della serata. Bene, grazie. Giornata importante, giornata bellissima. Speriamo veramente che questa piazza piaccia tanto a tutti gli aquilani e non solo, ai tanti turisti, che sia viva. Ci piacerebbe vedere i bambini che giocano qui,
in un posto riqualificato, nuovo, bello. Adesso, come diceva Pierluigi, il nostro sindaco, lui stesso, in realtà vi devo dire, io faccio l'anchorman, ma lui ha selezionato Flavia, che oggi in questa nuova piazza, a cui vogliamo dare una connotazione più elegante, bella, ci farà ascoltare della splendida musica. Vai Flavia, grazie a tutti. Bentrovati da Piazza Chiarino, non potevamo mancare alla restituzione alla città di uno dei suoi luoghi iconici. Nel cuore del centro storico, dopo un imponente lavoro di restyling, ecco a voi Piazza Chiarino in questa veste nuova, moderna. Ovviamente non poteva mancare un richiamo all'arte. Con noi c'è Giancarlo Ciccozzi, che per gli aquilani, ma anche fuori le mura, non hai bisogno di grandi presentazioni, lo diciamo, sono tuoi i disegni di queste panchine? Sì, almeno questa che abbiamo qui di fronte. Mi è vista dall'amministrazione, anche per dare un po' di colore, anche se non manca, perché come vediamo la pavimentazione è ben diversa dalle altre dell'Aquila. Niente, per ridare un po' di vita a questa piazza, che prima era un mero parcheggio, insomma era diventato un posto dove la gente non si soffermava, dove non vedeva. Io faccio un piccolo appunto, che venendo a piedi ho notato negozi e particolari di questa via, di questa piazza, che prima non avevo mai notato, quindi credo che la sistemazione della piazza e quindi l'uso solamente esclusivo della seduta possa essere un buon principio per riportare la città ad essere vissuta come realmente doveva essere, cioè una città bella, piena di vita, insomma, dove i monumenti e le opere d'arte non mancano. Che poi già da qualche anno lo diciamo, insomma, lo ricordiamo, Piazza Chiarino è diventato uno dei posti, uno dei luoghi di ritrovo dei ragazzi. Sono tante le attività commerciali che dal post sisma, quindi dal 2009 in poi, hanno trovato ricollocazione o nuova collocazione, perché sono locali che prima del terremoto non c'erano, nati dalla voglia di imprenditoria di ragazzi che hanno creduto in questa città, come te, sono rimasti, ognuno con, insomma, nel suo settore. Sono disegni molto belli tuoi, se vuoi dirci che cosa rappresentano, perché a vederle così, per uno che non è del settore, può sembrare una semplice macchia di colore, ma immagino che ci sia Giancarlo dietro. Questa, neanche a farla apposta, quest'anno io dovrei essere invitato all'esposizione, non dico il padiglione perché ancora è quasi è prematuro, ma questo è un quadro che verrà comunque esposto su prestito, perché già è stato venduto alla Biennale di Venezia 2024, quindi partecipo ufficialmente all'edizione, alla 60ª edizione della Biennale, ed è un colore astratto materico formato da, insomma, i materiali sono tanti e posso dire che ci sono materiali che vengono anche dalla terra della città dell'Aquila, cioè dal territorio, quindi i sassi, le sabbie,
c'è l'aiuta dei nostri nonni, c'è molto 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 dell'Aquila. È un quadro 100% made Aquilano, quindi l'ho scelto appunto per essere vista, insomma, poi il palcoscenico della Biennale è conosciuto in tutto il mondo, quindi porterò un pezzo dell'Aquila anche alla Biennale. Finirà il 24 novembre. Allora noi ti ringraziamo. Grazie e teniamoci aggiornati, magari puoi anticiparci qualche chicca da qui a breve. Grazie mille, a presto. Girando per la piazza in attesa appunto di questo taglio del nastro ufficiale, abbiamo sentito un accento un po' marchigiano e abbiamo incontrato Adriano Giovannini, geologo giramondo che è arrivato anche all'Aquila, e siamo seduti qui non a caso perché l'idea, il disegno abbiamo detto che è dell'artista Ciccozzi, ma l'idea di queste panchine moderne che si trovano anche in tantissime altre città d'Italia è sua. Quindi chiediamo a te a questo punto perché queste panchine, perché non c'è lo schienale, quindi una panchina così lineare e geometrica. Allora, prima di tutto il fatto che la semplicità nel realizzarle, e poi l'idea era quello di un monolite dove la gente si può sedere e prendere poco tempo. Quella là l'ha fatta Ciccozzi, questa qui è un'altra artista invece, Ardile Battaglia, sono due artisti diversi. E l'idea di prenderti il tuo tempo in realtà è nata un pochino come gioco per pubblicizzare lo showroom che abbiamo aperto a Rimini, e ne ho posizionate due in riva al mare, e da lì me l'ha iniziata a chiedere il Grand Hotel, il Samsara, dei ristoranti stellati, e siamo arrivati fino a sotto il Murales di Maradona. Il 29 eravamo sotto l'arrivo del Tour de France, il fine agosto inauguriamo Piazza Duomo a Napoli per San Gennaro, quindi da un gioco sta diventando una cosa veramente importante. Ma è bello questo concetto del prendersi un po' di tempo in un mondo che va così di corsa, così veloce, un posto, ecco, una panchina dove sedersi un attimo, riflettere, pensare, leggere, mandare un messaggio, farsi un selfie. L'idea sì, è proprio quella lì, che ognuno si prende il suo tempo come vuole in realtà, quindi uno può leggere un libro, può farsi una foto, può riflettere. Infatti queste sedute sono collegate a una stella che si chiama Condannati all'Eccellenza, e in realtà sono posizionate solo in posti belli, insomma, capito? Non è che la do a tutti, quindi finora è stata posizionata solo in delle realtà come questa, insomma, importanti. Quindi, insomma, possiamo dirlo, ti piace l'Aquila? Sì, mi piace l'Aquila. Sarà la città più bella d'Europa, l'Aquila. E non solo, è anche la capitale nel 2026 della cultura. Dopo quindi Pesaro, l'Aquila. Ok, quindi questo gemellaggio, diciamo, Marche e Abruzzo, siamo sempre stati un po' cugini, anche la vicinanza geografica, Marche e Abruzzo hanno sempre avuto un rapporto molto stretto, due regioni afflitte da un problema quale può essere stato quello del terremoto che ci ha accomunato in periodi storici diversi. Sì, infatti ti dicevo prima, sono un geologo, io sono arrivato qui per la geologia e poi dopo ho tante idee, quindi ne ho sviluppate. E qui è stato anche terreno fertile, perché alla fine, vedi, siamo riusciti a posizionarlo. E allora possiamo solamente sperare che ti vengano altre belle idee e che tu voglia impiantare queste idee, questa linfa vitale qui in città. Grazie. Va bene. Ci stiamo prendendo un po' di tempo lento con Adele Battaglia, ingegnere e artista per hobby. C'è anche lei dietro queste installazioni, insomma, queste panchine futuristiche. Sì, questa panchina è stata ideata ragionando sul fatto che questa è una piazza anche rivolta ai giovani, è molto frequentata dai ragazzi, e quindi ho pensato di ideare qualcosa di un po' più moderno, di pop, che sarebbe andata in contrasto con la piazza. Effettivamente penso che l'opera sia riuscita, vediamo se poi piacerà al pubblico, ecco. Allora, vediamo adesso come rispondono i ragazzi e magari, che ne so, potete pensare di metterle in altri punti del centro storico dell'Aquila. Sarebbe un'idea bellissima, sicuramente, un proseguo di questo progetto che, come ricordiamo, va anche a scopo di beneficenza, quindi a maggior ragione sicuramente. Ricordiamola sarebbe questa cosa della beneficenza, che magari non tutti i lettori del capoluogo ne sono a conoscenza. Sì, perché andrà devoluta parte del ricavato della panca in associazioni benevole, tipo l'assistenza ai bambini con handicap o associazioni simili del territorio dove verrà installata la seduta, anche perché in Italia già sono state installate in diverse località, e quindi parte, ricordiamolo, andrà devoluta in beneficenza. Bene, è un bellissimo progetto, sì. Soprattutto ha una valenza simbolica, sì, molto importante. Grazie Adele, buon lavoro. Grazie mille a voi.
Vice Sindaco, oggi un altro taglio del nastro simbolico, un altro luogo iconico del centro storico riconsegnato alla città e alla cittadinanza. Beh, questo è un altro pezzo di città che riscopriamo, una nuova piazza che abbiamo voluto abbellire quanto più possibile per rendere la nostra una città sempre più europea. Il mio sogno è che qui, proprio in questa piazza, tanti bambini tornino a giocare. Questo è il segno di vitalità più grande. E speriamo che agli aquilani piaccia, siamo sicuri, e la renderanno viva. Un altro luogo ritrovato. Vicepresidente Imprudente, insomma, un altro luogo di questa città che viene restituito meglio di prima, più bello di prima, più spazioso di prima. Assolutamente sì, è una bella giornata oggi qui a Piazza Chiarino. Ritorna nella disponibilità di tutta la cittadinanza, insomma è un luogo che è stato riqualificato. Oggettivamente oggi questa è una piazza che è bella, così come è bella tutta la città dell'Aquila. Spesso si sentono delle critiche, ci sono delle innovazioni, ma è una città in movimento, in continua evoluzione. Chiaro che i cantieri generano difficoltà, è chiaro che i cantieri generano in questo momento, forse anche tutti insieme, hanno creato dei disagi, ma stiamo restituendo una città più bella di prima. Ecco, questo è l'elemento su cui noi puntiamo in maniera importante come comunità aquilana, con tutti gli enti, tutte le istituzioni, anche come regione, in maniera importante proprio per mettere a disposizione non solo dei cittadini che la devono, aquilani che ne possono fruire, ma dell'intera nazione e anche a livello internazionale. Uno dei quattro luoghi che sarà a disposizione per l'Aquila Capitale Altura 2026. Allora continuiamo il nostro tour dalla piazza con la pavimentazione grigio Chiarino, che è stato il commento più simpatico di queste ore sui social. Abbiamo incontrato la signora Rita. Che ne pensa di questa piazza? Non è o non è un bel posto, insomma? Sì, la piazza è bella e anzi dà grande gioia, perché è un altro passo verso la rinascita della città. E mi piace il pavimento, devo dire che mi piace, perché è un po' più scuro rispetto al corso e in effetti lo trovo più... Un salottino elegante. Sì, sì, è vero. Questo può essere un bel posto per ritrovarsi, per giovani, per persone meno giovani, quindi adulti e ragazzi che si ritrovano a Piazza Chiarino per una passeggiata o, come ci ha detto poco fa uno degli ideatori di queste panchine, per prendersi un po' di tempo così, un po' di tempo lento. È vero, in modo che si risocializza un po' all'Aquila, perché con il terremoto insomma siamo stati un po' distanti anche tra parenti, tra amici. Non ci si vedeva quasi più, invece con la rinascita, ecco, rinascono le amicizie, gli affetti. Lei è aquilana? Non sono aquilana, ma abito all'Aquila, sono della provincia però dell'Aquila, sono venuta qui per lavoro e mi sono stabilita qui. Quindi ormai è un'aquilana di adozione? Sì. Bene, signora Rita, noi la ringraziamo e la lasciamo a godersi questa giornata di festa. Allora, grazie. Grazie.